Allora, piccolo consiglio su come usufruire di questa reaction. Vedete che qua c'è questo tastino, voi lo schiacciate e il vostro video uscirà fuori così magicamente e potete avere il Disney Plus sotto e questo, il mio video, potete metterlo dove volete, in alto a sinistra, in alto a destra, al centro. E una volta che l'avete posizionato, potete persino anche ingrandirlo o rimpicciolirlo. Questo però con quale browser si può fare? Perché magari state aprendo Chrome, state cercando quel tastino e non lo vedete. Eh sì, purtroppo è un'esclusiva, che io sappia, di Mozilla. Quindi so che è una rottura scaricarsi Mozilla e avere un altro browser, ma in realtà è una cosa di 2 minuti che potete fare per rendere godibile questo video come tutte le prossime reaction in futuro. La cosa buffa è che Mozilla rileva anche come video Disney Plus, ergo pure Disney Plus c'ha il tastino e quindi potete pure lui metterlo nell'angolo nel caso vogliate avere me su tutto schermo e Disney Plus più piccolo, quindi gente, cioè proprio potete fare quello che volete. Salve, stavo guardando che su Disney Plus qui hanno aggiunto tipo il risveglio, cioè i disegnini invece dei poster sui film, cioè il risveglio della forza. Poi c'è Maggie Simpson in Il risveglio della forza dopo il riposino. Poi Star Wars May the Fourth Be With You. Se io schiacciassi su questo, cosa mi apre? Appunto, Star Wars pianeti, astronavi e veicoli, Il risveglio della forza dopo il riposino. Devo guardarlo, per forza. È canonico per forza. L'ultima stagione di Clone Wars, ok. Ma pure The Big Beat. Ebbene, oggi finalmente scoprirete come sono realmente quando registro i video, perché a parte che ho i capelli meno stanchi, un pochino, e mi sono tagliato la barba un po' e l'ho riordinata. Ma, piccola chicca, scusate, in realtà dovrei guardare lì. Piccola chicca, squish. Maglietta a tema. Continuo a sbagliare dove guardare, devo guardare qui. E non sono abituato. Però sì, nel senso che alla fine io non è che sia uno che abbia sta mimica facciale incredibile. A differenza di altri youtuber, sono una persona molto semplice che in realtà si concentra molto sulla voce, anche per abitudine dopo tutti questi anni. The Big B. Ne abbiamo parlato tanto, ma tanto, su il video reaction del trailer, quindi io non credo ci sia bisogno di dire altro. Possiamo farlo partire e basta. Proprio per questo devo far partire il mio look da visione, che sarà imbarazzante. Sono io con un cappellino e le cuffie. E che odio come ste cuffie mi pesino sulla testa. In realtà le ho comprate leggerissime apposta, però comunque danno un taglio. Odio le cuffie. Cominciamo, carichi. Io sono uno che beve molto, quindi vi vedrete bere un sacco di tempo e dovreste bere molto anche voi, perché serve bere. Non devo leggere assolutamente la descrizione. The Bad Batch, riproduci stagione 1, episodio 1, Aftermath, ok, e l'anteprima video per di più è una delle sequenze che abbiamo visto nel trailer. Come il mio guess, come ho già detto, è che il 3, scusate, mi è partito il coso del Disney Plus, e il mio guess appunto è che vedremo tutto quanto, stai fermo Disney Plus, vedremo tutto quello che abbiamo visto nel trailer oggi, tranne tipo pochissime clip. Secondo me, personaggi come Fennec o Suo Guerrera, uno dei due lo vedremo oggi. Lo vedremo. Questo è il mio guess. Non entrambi, perché sennò in 70 minuti cosa vuoi raccontare? Però secondo me sì, uno dei due saranno parte di questo episodio. Ora, siamo carichi. Quanto dura? Perché doveva durare 70 minuti, infatti 1 ora e 14.
Allora, come al solito, devo fare spoiler di Mandalorian, di Rebels, di chissà cosa. Per favore, ditemi nei commenti. Io non ho visto Rebels, che ne so, no? Io non ho visto Mandalorian. Io ho bisogno di capire quanto effettivamente io debba censurare, perché comunque chi è che si mette a guardare la reaction di The Bad Batch se non l'appassionato di Star Wars? Teoricamente dovremmo aver visto tutti tutto. Facciamo finta di no per questo episodio, quindi io farò il bravo come sempre e cercherò di parlare solo di Clone Wars, dei 9 film della Skywalker Saga, di Solo e di Rogue One. Qui, durante la reaction, durante la prima parte della post reaction, e poi dopo, nella seconda parte della post reaction, dirò appunto altre cose spoiler. Però vi prego, cioè, devo davvero scindere questo pubblico ogni volta, devo davvero stare attento a come reagisco a certe scene. Che reaction è se non posso essere libero di reagire? Quindi ho bisogno davvero di capire se davvero mi devo limitare perché molti di voi non hanno visto niente, oppure se ci sono quelle due persone in croce e dicono no, ti prego, non fare spoiler. A parte che se mi conosco e comunque cercherò di non fare spoiler lo stesso, anche se fosse una persona sola, perché io sono fatto così, però se davvero scoprissi che nessuno ha problemi nel parlare liberamente di altre serie e contenuti di Star Wars, mi toglierebbe un peso non da poco e anzi alimenterebbe una bella discussione libera tra tutti noi fan di Star Wars. Detto questo, partiamo adesso, quindi preparate i vostri orologi perché si parte. Sono molto stanco oggi, ho fatto una giornata lunghissima, piena di cose. Quindi non so come reagirò, volevo fare tutto stamattina ma non ce l'ho fatta e quindi ho dovuto reagire per forza adesso che sono... Wow, le 7 e 11 che di solito mangio a quest'ora. Perfetto. E devo vedere questo, commentare questo, poi cenare, poi montare e domani caricarlo. Fantastico. Che bella serata. Allora, no, in realtà sì, porca miseria, 70 minuti. Cartoni animati di Star. Allora, carichi, siete su 000, vi ho lasciato il tempo per arrivare a sincronizzarvi, avete tutto pronto, sistemato, mi raccomando, io sappiate, as always, guarderò, infatti adesso lo correggo subito, il tutto in inglese, per il solito discorso che ho fatto anche per Mandalorian, ovvero che io mi fido ovviamente di Star Wars, delle sue citazioni. Ma non mi fido di come gli adattatori in italiano, purtroppo perché è normale che un adattatore italiano non possa sapere nel minimo dettaglio ogni possibile easter egg di Star Wars, ogni singolo minuscolo dettaglio, citazione, eccetera. Quindi è naturale che nella versione italiana si possa perdere qualcosa, mentre in inglese capiamo al volo se ci sono citazioni o riferimenti di qualche tipo. Guarderò in inglese, preview senza sottotitoli perché per me, cioè perché voglio essere immerso completamente e leggere, avere i sottotitoli mi costringerebbe per abitudine a leggerli e io odio leggere i sottotitoli, lo faccio soltanto quando si è in tanti a vedere qualcosa che allora magari si chiacchiera e quindi avere sottotitolo di appoggio è utile. Per chi non se lo ricordasse o se stesse seguendo per la prima volta me e fare reaction di questo tipo, sappiate che io faccio sempre 3, 2, 1, via e la partenza. Quindi 3, 2, 1, via. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È andato via il logo Lucasfilm. 12. Grievous, è cambiato! Oh gosh, è cambiato il... Quindi li fanno che cambiano per ogni serie? Sorry? Oddio. Non mi deve emozionare, no? No, no, non mi deve emozionare. Hanno messo sta cosa del bruciare...
proprio canonicamente all'inizio, ok, non solo nel trailer. C'era il logo di Grievous. Non dirmi che... C'è anche il narratore. It's time to abandon ship. Vero. What? Siamo lì? Oh boy. Appunto, avrei mille cose da dire. Per chissà chi è quella Jedi. Wow. Wow. Così, si inizia così. È incredibile. Non posso non parlare, ragazzi, dai, non posso essere castrato qui. La sua mimica facciale, la mimica facciale di Caleb è uguale. È lui. Ma il metodo roccia. Chi è che ha usato il metodo roccia? Comunque, secondo me, questo qua sarà l'unico episodio con il narratore all'inizio. Perché le guerre dei cloni finiranno. E quindi il narratore delle guerre dei cloni non ci sarà più. Bellissimo. C'erano i fumetti con Depa Bilaba e Caleb Dume e i cloni verdi. Quindi è anche molto interessante com'è. Tutto sarà incredibilmente intricato. Wow. Stop there. Cos'è? Just Cause 4 o 3, no, non ho giocato in realtà, però so che c'è il filo. Classico droid. Hanno fatto tipo ogni singola battuta super classica dei droidi, come per dire, diamogli un ultimo saluto perché non li vedremo mai più. Cioè il oh no, I'm in charge now. Quindi, come pensavamo, pre-Order 66 c'è questa battaglia. E mi piace che io non indosso il cappello solitamente, non so, che shot incredibile, che sono abituato, però adesso mi viene voglia di appoggiarmi. Ma i pallini non dovevano essere neri? Quelli di Deppa Pilava, no? O mi sbaglio Che voce profonda, hai.
Tech è... Ok. Dicevo che tech è troppo... What? No, non mi farete un retcon dei fumetti? Immagino. Immagino. Sarà un bel casino da calcolare come intreccio. Ok, super retcon. What? Ok, perché? Adesso lei dirà run. Sono estremamente deluso di tutto quello che ho appena visto. In realtà, devo dire, molto. Comunque abbiamo la nostra prima risposta, il chip su di loro. Dicevo che Tech è troppo uguale a Zane di Ninjago, comunque. Ok, quindi Crosser è quello messo più normale. Quindi è mezzo influenzato. All of them. Non ditemi che Crosser tipo... Passa dalla parte del nemico da subito e tipo non starà mai con la Bad Batch.
Comunque, se ci sono certe atmosfere, certi shot, anche tipo lui che accende la spada laser col nevischio. Join me and together we will rule the galaxy as father and son. That's not true, that's impossible. Ah! Bravo! Questa lo sputtasse giù. Invece da fermo ha fatto quel salto. Non mentire, Crosshair, non è un modo per tranquillizzarlo. Ok, che vuole fare in modo che tutti pensino che lui sia morto, però. Oddio, effetti sonori di Attack of the Clones. Ciao Camino, da quanto tempo? Comunque sì, dopo parleremo a lungo della questione Ordine 66, come l'abbiamo appena vista. E sono curioso di sapere la vostra comunque, per tanti motivi, ma... si è chiusa quella parentesi? Andiamo oltre. Ci sono guardie di Coruscant. Eccole qua. Tanto lo so. Ok, la scrittura qui potrebbe essere da migliorare, sinceramente, non è che stia proprio facendo faville, ma va bene, specialmente Wrecker è un po' bombolone, come dire. Ma quindi quella lì era canonicamente Shaq. Dovevo riconoscere la spada laser. Non ho visto se c'era la mano, ero troppo distratto.
Ok. Questa cos'è? Il loro stanzino? Ma quello è il coltello di chi, scusa, è il tuo? Qui confermano tutto quello che abbiamo detto finora. Ovviamente frase di Obi-Wan, appunto. Zoomora me scena da man. Episodio 6. E ora ci sarà la scena di Palpatine. Per una società più, come che diceva? Stabile e più sicura. E ora Tarkin, per favore. It's time. No, adesso c'è la scena con Omega. What? Una bambina, vabbè, una bambina l'avevo teorizzato, quindi. Però cos'è, la medical assistant? Ok, bisogna capirci qualcosa.
Però sì, aveva appunto lo stesso ciondolo in testa della tizia. Oh, questo è Tarkin. It's time, it's time. C'ho i brividi. Dimmi che è il tema di... Che tema è? Tema nuovo. Sembrava il tema di Rogue One, degli imperiali, per un attimo. Oh. Bellissimo, non solo abbiamo visto la scena che non mi ero neanche posto, no? Tipo, come ha fatto Palpatine a dire no, basta cloni, per favore. Ma pensare che è stato Tarkin a dire di persona il tutto. Bellissimo. Ora, altra scena che vedremo nel trailer, che probabilmente qui andrà tutto in malora. Hello there. Come avevamo già accennato, c'è tutta la questione dell'integrazione, no? Quelli normali, quelli non normali. Mi è vero, ecco, conosce altro che se conosce Tarkin, ecco, è morto, tra virgolette, nella visione della cittadella, che era quella che era stata fatta per salvare Tarkin. Boom, è vero. Oh, hello there. È un droide come un altro o è quello? Mi sa che è uno qualsiasi.
It's a me, Omega. What? Ok. Gongo banana? Riassuntone. Scusate se non parlo molto, ma è tutto pa 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 pa. La musica, come al solito, è intrigante. Rido ogni volta che sento l'effetto sonoro che riconosco. You may fire when ready. Quindi scusate perché ovviamente anche lì a causa dell'inglese, che va bene che capisco, ma a volte sono talmente affascinato o ho la testa piena di pensieri che mi perdo. Tipo mezza frase. Il concetto è, loro stanno facendo questo allenamento, cioè questo test, per dimostrare che i cloni sono validi. Quindi in realtà se loro vincono Lama Su e compagnia bella, hanno ragione di dire, ehi, possiamo fare nuovi cloni. E Tarkin non vuole questo. Quindi è per questo che loro vinceranno. E Tarkin li vuole fatti fuori in certo senso. Credo. Sì, ok, però erano tutti davanti a lui questi droidi. Ok. Ovviamente lui dice, abbiamo bisogno di persone più forti, quindi mettiamo una sfida più alta. E Lama Su, no, io non voglio che però perdano, eh. E qua entra in gioco. Quelli lì.
Comunque, per come è stata girata la scena, sembra che vogliono davvero farci credere che siano Dark Trooper di fase 1. Però abbiamo già dimostrato che non possono esserlo. Adesso comincia a fare i gesti, ok, esatto. Voglio tre banane, due cinghiali. Ok. Ok. Cosa hanno fatto a Felucia? Oh, ok, distrarli. Let him go, let him go. Comunque stare seduti su di lui potrebbe non essere la cosa più sensata. Puoi anche controllarlo da più lontano, credo. Of course. Ah, ecco che ovviamente quello era Echo. Abbiamo visto finalmente Echo con la sua tuta da Bad Batch. Ah, quindi era il coltello di Wrecker, ok. Cos'è che sembrava? Non mi ricordo. Ovviamente qualcosa molto alla Prokofiev, ma non era Prokofiev. Uccideteli.
Of course. Tuono, Frau Brücher. Avevamo detto o Fennec o Soguerrera, no? Onderon Rebels. Chissà chi. Devo controllare ogni tot. Cosa si nasconde dietro sto pampino? Pampina. È volutamente il mistero più mistero di tutti. Quello di Omega. Omega, però, forse dice qualcosa lei? No. Transizioni di Star Wars. Quanto mi fanno ricordare che stiamo guardando Star Wars. Ok. Di notte, foresta. Arriverà la scena in suo carriera. Verso di un dinosauro.
Ok. Comunque sì, sembrano davvero effetti sonori presi da Jurassic Park. Non sto scherzando, c'è proprio. In effetti, nell'ultima stagione di Clone Wars c'era l'effetto sonoro del Velociraptor di Jurassic Park, uscito da un tarantosciano, cioè, quindi poteva davvero essere il brachiosauro di Jurassic Park, quello che abbiamo sentito prima. Se fosse davvero quello, avrei paura di me stesso. Però io so così. Comunque sentite sta chitarrina. È arrivato Santa Olalla di The Last of Us. Ecco il campo. C'è una Twi'lek. Ok, giusto. La lealtà. Ecco, quello è lo stuzzichio. Comunque tra poco dovrebbero fare l'official. Cos'è quello Dracula? Release of gli uomini Lego da Bad Batch. Dovrebbero essere super simpatici ed elaborati. Eccolo là dietro, so che era. Intravista la nuca. Ok, da il design qui e non rispetto a quello del trailer si vede già di più la transizione, il cappello e le guanciotte effettivamente sono più via di mezzo.
È lo stesso doppiatore di Tarkin. Questo qui. Sto tizio che è appena arrivato. Kill it if you have to. Kylo approves. Però mi fa ridere un po' questa cosa che Tarkin sapesse esattamente che ci sono questi qui. Vuol dire che ovviamente ora la Bad Batch dirà di no, quindi dice ok, mandate altri cloni, anche se non mi piacciono i cloni. Ah, sapeva così tanto che erano lì, cioè c'era il Promptoroid. E quindi io mi chiedo come mai suo Guerrera sia arrivato così tanto avanti. La vera domanda è, lui rimarrà con loro fino alla fine di questo episodio? O lui rimarrà su Kamino? Oppure, mentre recuperano lei, incontra Tarkin e Tarkin dice, vi ho visti, tu, Crosshair, sei l'unico con un cervello, spiali dall'interno. È questo? È questo? È questo? Sembra
Non a caso si chiama Shock Trooper. La grande fuga. Mamma mia, la pioggia è bellissima. E io adoro questo genere di shot dove c'è la componente, il soggetto della foto minuscolo da una parte e tutto quanto. Fin da quando ero piccolo facevo foto io, strutturate in questo modo. Mister Freeze. Basta, Frau Brooker. Cioè, prima ok, però qui ogni volta che Tarkin ha aperto bocca, esatto, ho cercato di farlo a tempo perché tanto era prevedibilissimo. Oh, Dio mio, non fatemi diventare Tarkin un C, un Frau Brooker. Tu puoi stare qui, mi sa. Io ve l'ho detto, non... Io sono convinto che Crosshair non sia così perché è Crosshair. È perché ha appena fatto... appena... Vedi che è così con la testa, esatto, ha avuto l'ennesima conferma. È perché il suo chip in realtà in parte funziona. È il chip. Ma l'avevo capito dall'inizio, cioè Good Soldier Follow Orders è la prima frase che ha detto dalla scena di Kaller. Quindi cioè, era ovvio che ci fosse un briciolo di influenza in lui, che è buffo perché è quello che più di chiunque altro sputa scontro i reg, quindi quello che più reg degli altri della Bad Batch è proprio quello che li insultava di più. E comunque, come dicevo io, è stato preso. But
Yes. Vabbè, l'avevo detto io che l'avrebbero preso. Tarkin avrebbe notato dal proptoid che lui era quello più influenzato, slash leale. E che se lo sarebbe tenuto per sé. Ho un cecchino, sta pensando Tarkin. Bravo. Of course. Sì, non credo che basta mettersi tutti in piedi in modo super sospetto. È stato un tuono. Seriously, guys. Ma a tempo zero, perché se si accorgono che non ci sei più, mi saranno a fare qualche domanda. Almeno se ne sono accorti. Deve abbassarli tutti e tre? Ah no, ok. Nella Bad Batch quello che serviva era un topo ragno. chiaramente un topo ragno, Omega. Musichetta incalzante. Non più. Adesso è Jurassic Park di nuovo. Bestiamo decine di nero in un ambiente bianco. Non ci vedrà nessuno. Cioè, questi sono i vestiti che hanno, eh. L'ha detto. Anche se ovviamente gear intende equipaggiamento. Comunque non si sono posti la domanda di dove possa essere Crosshair. Cioè non vogliono salvarlo.
Quello lì è tipo un love cat, non cat, versione bad batch. Eccolo. Bella questa versione del tema. Chissà quanti stuzzichini ha. Adoro tutti sti shot da lontano, mi piace un sacco. Davvero. Molto western, paradossalmente, questo standoff. Ok, 40.000% di più di quanto lo fosse già. Lui è Lando di Battlefront 2. Style out. Ma è un casco nuovo! L'ho notato adesso. È diventato tutto nero. Ma lui conosce quella nave come non so altre. Sparerà nel punto più debole della nave e la farà esplodere. What? What? Wait, perché la prima cosa che sto pensando è che la bambina sta controllando mentalmente. La signorina là, visto che era lo stesso ciondolo, cioè perché la mia, il mio primo pensiero è il controllo mentale della bambina? Sono messo male. È che non riesco a pensare perché quella avrebbe voluto. Ok. Crosshair, stai sbagliando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, che crosshair deve starsene fermo a mirare, però. Wow. Ok, avevo una telecamera. Cosa sta succedendo? Questo discorso di Omega è proprio.
Incredibilmente misterioso. Sappiamo come finirà questo episodio. Con il viaggio nell'iperspazio e taratara taratara taratara, lo sappiamo. Qualcuno che dovremmo conoscere. Battlefront 2005. Ah no, non c'è, non ha chiuso, non ha chiuso, come non ha chiuso? Questo era diretto da Dave Filoni proprio. Dave Filoni, cosa mi fai? C'ho tante cose da dire, c'ho tante cose da dire. No, no, ho sbagliato, ho fatto partire l'ultima stagione di Clone Wars. No. Creato da dei filoni, non c'è scritto diretto da dei filoni, no, perché ho riguardato un attimo l'ultima scena col sottotitolo per essere sicuro di aver capito bene. Paradossalmente avevo capito bene, cioè il pianeta era J-19, che credo sia un pianeta nuovo. Non ho colto eventualmente la citazione, quindi credo che ci siano sorprese. Detto questo, non credo che è perché sì, perché sono stanco oggi e si è visto, la mia reaction è stata molto pacata, molto tranquilla. Chiedo scusa, non è di certo il miglior modo per iniziare la serie di The Bad Batch, proprio oggi che c'è un episodio grosso. E vabbè, è capitato così oggi, abbiate pazienza. Detto questo, sono un po' deluso. Lo ammetto, sono un po' deluso perché sì, abbiamo finalmente avuto un inizio di 1 ora e 10 di Bad Batch, ma non era necessario 1 ora e 10 per raccontare questa storia, per quanto mi riguarda. Ammetto che ho percepito un certo lieve, non grosso, non che rovina tutto, gnè gnè, ma lieve peso in termini di pacing. Ma non. Allora, sentite, dobbiamo parlare dell'elefante in una stanza che fortunatamente non sono io, ma il coso lì l'inizio. Perché? Perché? Allora, io non ho fatto questa premessa,
Avrei voluto farla, vi giuro, me lo dicevo in testa in questi giorni e volevo iniziare il video parlando anche di quello, ma poi alla fine ero stanco, volevo iniziare tardi, ve lo dico adesso. Nella mia testa mi dicevo, ma porca miseria, mi viene quasi da ridere, perché volevo iniziare il video tipo dicendo, oh, siete carichi per vedere l'Ordine 66 per la 121ª volta? Perché genuinamente, battute a parte, l'abbiamo visto tante volte e nonostante ciò sono sempre riusciti a renderla emotivamente coinvolgente. E questa è la cosa incredibile, no? Sappiamo perfettamente che cos'è, è inutile dirlo, paradossalmente non è neanche più così emotivo guardare l'Ordine 66 in episodio 3, la vendetta dei Sith. Però ogni qualvolta che si è rivisto, non dico dove, l'Ordine 66, ecco, era comunque emozionante a modo suo, era comunque preso da un punto di vista leggermente diverso dal solito. E non si può dire che qui non sia preso da un punto di vista diverso, ma in realtà il dettaglio del punto di vista diverso è subito dopo, cioè le reazioni all'Ordine 66, l'evento stesso dell'Ordine 66, l'uccisione di Debba Pilapa, non era emozionante per niente per me. È stato troppo veloce. Grazie, Cosi. Vatti a vedere com'è morto. Coso. Come si chiamava? Dai, Kia di Mundi su Mijito. Dimmi se non è stato veloce per lui, che si sono fermati, inginocchiati, lui si è girato. Ma cosa? Cioè, nel senso, o Plo Koon, poverino. Cioè, una stronnabina che sbatte su un coso. Perché lì, ovviamente, per una questione di pacing e di montaggio, devi far vedere con quanta facilità è stato soverchiare tutto all'improvviso, con quanto disagio tu puoi percepire la morte di tutti questi personaggi che all'improvviso vengono appunto catapultati in un rovesciamento totale, no? Della situazione. Cioè, proprio funziona magnificamente lì la velocità. E d'altro canto, quando lo vediamo in Clone Wars, non voglio andare a fare spoiler. Sì, no, basta, c'è spoiler. Nessuno guarda The Bad Batch senza aver finito Clone Wars stagione 7. Oh, e abbiamo Ahsoka e Rex che durano 6 anni. Cioè, tutti gli sparano per delle ore, delle ore, delle ore. Ed è estenuante. Quindi in quel caso quella versione dell'Ordine 66 era un po' l'alien, cioè siamo tutti rinchiusi in questa astronave, dobbiamo cercare di salvarci, loro ci vogliono morti, ma in questo caso noi non vogliamo morti loro. E lì proprio percepisci quanto sia estenuante per Ahsoka, proprio a livello fisico, riuscire a mantenere questa sua promessa. E ammetto che però secondo me dura anche lì un pelino troppo, cioè mi stai rendendo Ahsoka, quindi molto più importante di Chiedimundi. Ovviamente Ahsoka è scappata fortunatamente all'istante, perché sennò sarebbe morta non appena iniziato l'Ordine 66, ha avuto modo di ragionare e poi ha cominciato la sua fuga, cosa che Chiedimundi invece non ha avuto, era nel bel mezzo di un campo di battaglia, aveva il plotone davanti. È andata male, è andata male perché lo shock ha avuto la meglio su di lui, come tutti gli altri, ovviamente. Qui abbiamo una scena che è ridicola. Lo ammetto candidamente, non mi è piaciuto per niente come hanno reso l'Ordine 66 qui, e nel senso che a livello emotivo mi ha dato proprio zero. Ma io vorrei vivere in un mondo parallelo, che probabilmente è il vostro, nel quale io non ho letto i fumetti di Star Wars,
io mi chiedo che cosa. Mi chiedo cosa facciano allo story group di Star Wars. Me lo chiedo tantissimo. Perché qui, oltre al danno, c'è anche la beffa. Non si capisce niente. Non può più funzionare lo Star Wars canon. È rotto. Hanno fatto un retcon fortissimo. Perché la morte di Deppa Pilapa si vede molto ben approfondita nei fumetti canonici, con anche il Padawan che scappa. È completamente diverso, ma completamente, ma non solo è diverso, è migliore. Io mi ricordo candidamente il giorno in cui lessi quei fumetti e io mi stupì di come io stessi leggendo l'Ordine 66, appunto, cosa che conosciamo a memoria, cosa che abbiamo già visto in mille modi, cosa che è, e mi sono emozionato leggendo l'Ordine 66 e vedere morta una Jedi che era sullo sfondo di The Phantom Menace e che hanno cercato di caricare un briciolo la sua, il suo carattere all'inizio di quel fumetto, però in realtà la timeline di quel fumetto è tutta così sfalsata che in realtà il personaggio di Deppa Pilapa lo conosci dopo aver visto l'Ordine 66, voce bassa. Quindi, cioè, come, quanto detesto questo. Non solo mi hanno fatto un retcon totale di come è avvenuto realmente l'Ordine 66 con Deppa Pilapa, facendoci credere che ora questo che abbiamo visto è come è realmente accaduto, ma rovinando mostruosamente la scena. Ora ripeto, vorrei essere in un mondo parallelo, che probabilmente è il vostro, che non ha letto quel fumetto, per dire realmente, oh, ora ho visto questa scena, non l'avevo mai vista prima, questa è la scena, mi piace un sacco, magari, no? Perché non conosco l'altra. Cioè, è come dire, benì, nello Star Wars canon c'è Vader che dice, no Luke, io sono tuo zio, e Luke, figo, adoro che tu sia mio zio, e poi vai al cinema e dici, no Luke, cioè, no, I am your father, that's not true, that's impossible, what? Cioè, proprio, lì stai malissimo, perché avevi vissuto, sono tuo zio, fighissimo che tu sia mio zio. All'improvviso vedi il suo tuo padre, lui si butta giù e dice, che minchiata è, proprio schifo sta cosa. Quindi per questo mega discorso e questa mega gag orribile era semplicemente per dire, non vorrei che la oggettiva qualità della scena, che potrebbe essere lì da qualche parte, non sia stata completamente proprio buttata via da me a causa della influenza che ho avuto dal fumetto, del fatto che a livello narrativo io sapevo tutt'altro, perché tutt'altro è stato fino ad oggi. E io mi chiedo come mai dei filoni non si sia posto una domanda, tipo aprire un foglio, dei filoni che non aprono un foglio. Ora arriva quello che dice nei commenti, giustamente, io ho sempre usato dei filoni. Avevo ragione io. Siamo tutti umani, errare umano, loderemo dei filoni quando fa le cose bene, odieremo dei filoni quando fa le cose male. As always, come ogni artista. Per di più, porca miseria, Run era l'ultima parola che pronunciava Deppa Pilapa. E qui, sì, l'ha detto, nel senso che ha detto tipo, go away, try to run Caleb, no? E quindi le ultime parole in realtà sono run Caleb, ok? Perché questa continuity rotta? Perché? No, davvero, perché voi dovete saperlo, io sto creando da tipo 4, non sto scherzando, 4 anni un file PowerPoint dove sto mettendo
in ordine cronologico, ma l'ordine cronologico 1 vero, 2 sensato, 3 con un pacing interessante, 4 ipergodibile, per vedersi tutti i contenuti di Star Wars che io trovo validi. Validi non vuol dire belli necessariamente, vuol dire che devono essere inerenti allo Star Wars canon, che quindi non rompono continuity, che non vedi un personaggio dire una cosa da una parte e dire l'opposto da un'altra, quindi rispecchiano quello che è il mio headcanon, e infatti ho messo anche cose non canoniche. Ma se ci entrano perfettamente e anzi aggiungono un po' di spessore a tutto quello che è già rappresentato nel canone, perché non metterlo se funziona ed è di qualità, no? Quindi sto costruendo davvero un percorso fantastico, secondo me, perché è il mio Star Wars, ok? E io ho messo quei fumetti che vi ho detto, per di più in un punto molto preciso. E adesso quei fumetti dovrei buttarli via completamente, perché ovviamente la priorità è film, serie TV e serie animate, quindi serie, videogiochi e fumetti e libri, insomma il resto. Quindi nella mia testa, cioè non nella mia testa, formalmente, per come sto strutturando sta cosa, io devo dire, ok. Devo dare più ragione alla serie perché la serie è più importante di un fumetto, purtroppo, in questo caso, e quindi dovrei scartare tutta quella roba lì per rottura della continuity. Quando in realtà io adoravo quell'inizio di quel fumetto. Poi il resto del fumetto non è che non sia valido, è valido e mi piace, però appunto proprio che schifo. Andiamo avanti anche se stranamente non ho davvero altro da dire, nel senso che è davvero l'unica cosa nuova che non ci potevamo aspettare. L'altro, vabbè, è chiaramente Crosshair, che cambia, però nel senso è un twist che non ci aspettavamo probabilmente prima di vedere l'episodio, ma dopo 5 minuti in cui Palpatine ha detto Execute Order 66 e sentiamo lui che fa good soldiers follow orders. Io dico, tu Hunter, no. Però good soldiers follow orders. Non vorrei dire. Quindi lo sai già che cosa sta per succedere a livello narrativo, e infatti te l'hanno comunque fatto tutto in questo primo bombastico episodio che setta la scacchiera, per come piace definire a me, no, gli inizi delle serie, no? Metti i pezzi sulla scacchiera. Via! E quindi questo è morte certa. Quindi questo è chiaramente la scacchiera che stanno creando. E da adesso inizia la vera trama della serie, no? È il setup, quello che si chiama semplicemente prologo slash setup. E quindi sì, abbiamo Crosshair cattivo, Omega che rimane e rimarrà per un po', immagino. Un bel mistero, soprattutto qual è il mistero ovviamente, che è incredibilmente importante per i Kaminoani. Infatti, cioè, io non mi ricordo mai perché il primo ministro credo che si chiami Lamassu, lei non mi ricordo mai come si chiami. Poi magari è lei che si chiama Lamassu e il primo ministro si chiama un'altra cosa che è il nome che non mi ricordo. Mi confondo sempre tra i due, lo ammetto candidamente. E quindi appunto vediamo come la Kaminoana sia lì sempre a dire stai con me, stai con me. Come faceva Kade, lì quella giungla. E proprio se la tiene lì, sta buona, salvati, non fare casino. E lei giustamente dice, oh. Scusate, il mio PC si è riempita la memoria per l'ennesima potenza. Io mi sa che stasera, oltre a montare sta cosa, dovrò mettermi a pulire il PC di nuovo. E quindi niente. Mi sentirete con l'audio del telefono e non più con l'audio dell'amico Frizzo. Quindi cerco anche di stringere a maggior ragione perché non voglio farvi male. Chiedo bene, chiedo bene.
Allora, dicevo, la cosa più interessante di Omega è che i Kaminoani ci tengono a lei, ovviamente non, oh che bambina dolce, ci tengono perché è un co, una cosa, una creatura che hanno fatto loro con qualche cosa di strano, che, qualcosa di strano che quando imbraccia un'arma per la prima volta fa. Io non ho mai preso un'arma. Fortuna! Nel senso. Nella mia esperienza la parola fortuna non esiste. Gatta Cicova, ovviamente. Tarkin. Mi è piaciuto. In generale la sua scena migliore è, senza dubbio, il momento in cui è con il primo ministro e l'altra Kaminoana seduto dove è seduto Obi-Wan nel 2, a dire. Ciaone, non ci servite più? Palpatine ha detto no a voi e quindi basta, basta. E la massù. Ma io ho firmato un coso, per favore, dimenticati il coso. Io me ne dimenticare il coso. L'ho firmato, c'è scritto qui. Solo carta, quindi c'è proprio. Mi piace comunque la tensione, questo che sto intendendo, no? Mi piace molto la tensione narrativa, che è quella che in realtà non me l'aspettavo, però è giustissimo che si approfondisca anche questo aspetto del momento di transizione, no? Tra Repubblica e Impero, la tensione tra la volontà reale di Palpatine attuale e i vecchi colleghi Kaminoani. Quindi tra Impero e Kaminoani, che magari appunto chissà come si evolverà la cosa. L'animazione si vede che è leggermentissimamente meno curata della stagione 7 di Clone Wars. Ma mi sto lamentando dell'animazione? No. Dico soltanto che mi sono accorto che magari certi movimenti erano un pochino più sloppy rispetto alla stagione 7, ma cioè, stiamo parlando comunque di livelli di animazione bellissimi. E a livello visivo è pazzesco. E anzi, mi ha incuriosito in realtà tutto questo voler usare certe angolazioni, certe visuali da lontano. Ci sono molte inquadrature da lontano, omini piccoli a destra, omini piccoli avanti e indietro. Cioè, c'è molto di quel che a me piace molto. Necessario? No, assolutamente no. A parte qualche scena che ovviamente vuole dare quel senso di debolezza nei confronti appunto di qualcosa che insomma è piccolo, oppure per farti vedere un attimo di più l'ambiente, quindi l'atmosfera, entrare di più nella scena nel momento in cui abbiamo i campi vicini, no? L'inquadratura vicina, e quindi prima devi fare l'establishing shot in cui fai vedere appunto tutti quanti e il contesto dell'arena. Devo dire che la prima metà in realtà è persino deludente a livello di scrittura, devo ammettere che. Come si dice, no? L'alchimia tra i personaggi della Bad Batch è un po' semplice, un po' superficiale, un po' stereotipo. E loro sì, ok, sono personaggi stereotipati e non è quello il problema. E lo dimostra l'arco della Bad Batch della stagione 7, che lì funzionano molto bene, è che proprio avere degli stereotipi e usarli bene è la cosa che devono fare, se è per questo anche Rogue One ha dei personaggi estremamente stereotipati. Il film è brutto? Assolutamente no. Fantastico. E questi personaggi che in realtà non sono altro che la morte certa, che la base su cui poi si costruiscono le relazioni di questi personaggi che rendono più profondi i personaggi stessi e che li rendono sempre più umani, dando così a una struttura di film interessante, perché appunto segui una serie di personaggi interessanti. Quindi appunto ricordiamoci che lo stereotipo non è un male a prescindere, dipende da come lo si usa. La Bad Batch qui mi sembrata un po' uno stereotipo buttato lì, cioè Wrecker, Tech, a parte dire Actually, I think that... che ripeto è un po' come Zane, perché Zane comincia ogni frase dicendo My senses! C'è proprio. Oddio. Quindi.
Poi capisco che quest'ora e 10, che poi appunto questa è un'ora e 10, no? Era più focalizzata ovviamente su bianco e nero, Hunter, Crosshair. No, non bisogna fare così, cosa sta succedendo? Oh sì, sì, gli ordini! Quindi capisco. Direi che voglio concludere qua, perché questo video sta durando un'eternità, quindi voglio sapere la vostra perché come inizio è stato un po' sloppy, ma ripeto, non sono carico per le prossime, sono carichissimo per le prossime puntate, ripeto, questo è il classico prologo, il setup, la scacchiera, ce l'abbiamo lì, bella pronta. Cosa può succedere da qui in poi? Tutto e niente, tutto e niente. Abbiamo finora un solo mistero da svelare, Omega, che ci tiene lì appesi, succosi, per voler vedere il resto, e in realtà ufficialmente anche un altro, ovvero We Know a Guy on J19. Chi è questo tizio? Hondo? Io spero in realtà che sia uno nuovo, lo ammetto candidamente, io spero sia un personaggio nuovo, molto figo, perché Star Wars è comunque un luogo nel quale devi essere molto creativo e creare personaggi nuovi. Puoi il bello e metterli anche altrove, però devi anche crearli, quindi non so quanto vorrei appunto un personaggio già visto, tipo Embo, un cacciatore di taglie, venga! Poi ovviamente se fosse un personaggio epico che conosciamo già, adesso Lando, a caso, non credo, però Lobot, visto che anche lui è extra. Però sì, scherzi a parte, ovviamente può funzionare anche con un personaggio che conosciamo già, però vorrei appassionarmi a qualcuno di nuovo, capite? Penso che sia una richiesta più che legittima. Magari Krennic, il direttore Krennic, che è casissimo, fa parte della Bad Batch, sarebbe stupendo, sarebbe stupendo. Detto questo ragazzi, basta, ditemi la vostra, sto zitto, ci vediamo sabato mattina, perché venerdì altri 20 minuti, questo è troppo lungo ovviamente come video, il prossimo sarà molto più breve. Caleb Dume è ancora in circolazione, per me è morto, per me è ancora in circolazione. Spengo, eh!